Eccomi 6 mesi fa, provando a dire qualcosa in italiano. Ho deciso che volevo poter parlare bene questa lingua. Ci avevo provato prima, ma non riuscivo ad avere la confidenza necessaria per poter avere una conversazione completa. Ma stavolta è stata diversa. Ho provato ad imparare il massimo possibile in una settimana e a documentare il processo. L'idea alla base è che secondo me imparare una lingua straniera deve essere qualcosa di divertente, stimolante, non la brutta esperienza che abbiamo avuto tutti a scuola. Questa sfida è stata la spinta che cercavo e per la prima volta nella mia vita, pur essendo difficile, potevo almeno esprimermi. Potevo costruire pensieri completi in italiano. La lingua di Dante e Leonardo da Vinci usciva dalla mia bocca. A voglia! Ma sapevo che non potevo fermarmi lì. Il mio lavoro con questa lingua stava in realtà soltanto cominciando. Parlare, diciamo bene, un italiano pulito da poter usare per strada era ancora un obiettivo lontano. Ma avevo le idee chiare sulla mia missione. La gente pensa che debba essere qualcosa che occupa un sacco di tempo ed energia. Eh sì, non è facile imparare una lingua nuova, ma più che altro, essere costante è un fattore chiave. E mi bastavano alcuni minuti ogni giorno per memorizzare parole che non conoscevo, guardare qualcosa, per esempio un video, oppure scrivere nella lingua. Ho continuato con il mio percorso, nonostante sia stato e rimanga ancora molto frustrante a volte. E piano piano sono stato in grado di migliorare la mia abilità. E poi, all'inizio di settembre, ho cominciato un soggiorno di 3 mesi in Italia. Da sempre, tutti quanti mi hanno detto che sembro un italiano, sono piccolo, peloso e parlo con le mani. Vabbè, ci sono stereotipi, avevo bisogno di vedere le cose da solo. E infine, sono arrivato per imparare com'è vivere come un italiano. Vi presento il mio percorso nell'apprendimento della lingua italiana. Ok, facciamo così. Ho già fatto 2 video spiegando più o meno com'è il mio processo quando si comincia una lingua straniera, quindi lascerò il link giù se volete guardare i video precedenti. Dopo, la mia filosofia è che imparare una lingua è una maratona. Devi continuare ad assorbirla, input, ogni giorno. Non c'è nessun segreto, devi semplicemente ampliare il vocabolario piano piano, dalle parole più importanti, come ho fatto all'inizio, per colmare le lacune. Devi per forza ascoltare come la gente parla per imparare i modi di dire, le espressioni, la grammatica. Lo scopo di questo video è per mostrare che questo processo può essere abbastanza lungo e lento. Ci sono alcune risorse che volevo condividere con voi, sia degli stranieri che vogliono imparare l'italiano, sia italiani che stanno cercando contenuti, nuovi contenuti in italiano. Sono delle risorse che ho usato io. E volevo prendere questo momento per ripetere che faccio ancora tantissima fatica. Ovviamente sto facendo questo video e sto mostrando i momenti fighi, no? Perché faccio il montaggio. E sì, ci sono molti momenti quando mi dico wow, che figata questa lingua, mi piace tutto. Ma ci sono tantissimi momenti anche adesso quando mi dico cavolo, non sopporto più questa lingua, non posso dire niente. Cioè, per esempio, un'amica mi ha detto soltanto alcuni giorni fa che non è incredibile, è incredibile. Stavo facendo la doppia, dove non si fa. E mi sono detto che scemo, imparare una lingua straniera non è facile. Ascoltate come parlavo durante i miei primi giorni in Italia. Sei già venuta a Milano oggi? Penso domani, così lo posso fare senza preoccupazioni. È una parola, preoccupazioni? Penso di sì, no? Ok, allora, comunque, quindi, dunque, eccomi con il mio amico Giuseppe. Adesso siamo entrambi a Milano e volevo aggiornarvi un po' del mio progresso. Ho passato... cosa voglio dire? Aspetta. Ho già passato quasi un mese qua in Italia, ok? Ovviamente sto imparando ancora l'italiano, ma anche, non è soltanto l'italiano, ma anche l'italiano parlato, no? Sì.
ho imparato alcune parole già, tipo scialla, tipo porco di Cosa devo fare per diventare ancora più italiana? L'accento? Per tipo il modo in cui parli? Sì, esatto, modo di parlare. Sono cose che tu poi col tempo, diciamo, cogli, l'orecchio impara sì. ad assimilarle e poi le integri nel tuo, nella tua pronuncia. Dovrei praticamente, diciamo, come si dice, dissezionare la tua... Esiste questa parola? È la seconda volta che fai quello. Idiomaticamente. Sì. E non tradotte tipo Google Translate. Idiomaticamente. Tu parli veramente con le mani? Si fa questo? Si fa questo o no? No, questo qui lo fai ai bambini quando... No, certo. Quando stanno mangiando gli fai... È buono! Altri gesti. Sì. Ci sono altri gesti? No. Oh my god! Oh my god, non ci posso credere. Sei impossibile. Continua. Anche in inglese, eh? Anche in inglese faccio fatica ancora. Sì, sì, semplicemente puoi raggiungere un certo livello, un determinato livello in cui dici che ok, sono... parlo italiano fluentemente. Veramente. Provare ad essere parlare perfettamente è veramente un obiettivo sì. che fa male perché non è possibile parlare perfettamente. Sì, no, è vero, però comunque cerchi sempre di migliorare. Se sei sempre a chiederti come sto parlando, ho detto quella parola bene, ho usato la forma giusta, ovvio che non... cioè perdi il... come si dice? Perdi un po' il... La confidenza? Sì, la confidenza, cioè... Se non parli bene l'italiano... Volevo usare un'altra parola. Abbonamento, certo. Abbonatevi, ecco. Abbonarsi, ecco. Puoi parlare un po' come me? È difficile fare l'accento di Nate. Non so bene cosa dire. Parlo veramente così? Sì. Oh. È perché no. Faccio schifo. Quando abbiamo fatto questa sfida, no? Sfida. No. Cosa ha detto? Sfida. 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 Bravo. Capra. Ignorante. Ciao ragazzi, sta piovendo adesso, quindi non so per quanto tempo possiamo registrare qua. Ho fatto un po' più della metà del mio tempo qua. Non ho scritto niente, non ho scritto un testo prima di fare questo, perché volevo veramente mostrare come parlo adesso e anche condividere alcuni pensieri e, della mia esperienza qua fino adesso. È stato stra divertente vivere qua stavolta perché posso almeno capire quello che succede. Ho potuto visitare l'Italia nel passato un paio di volte, ma non potevo veramente parlare l'italiano, quindi è stato un po' diverso. Sei un turista. E ovviamente sono un turista ancora, ma stavolta posso almeno fare alcune amicizie, no? E praticare, esercitare l'italiano con gli italiani. Mi piace un sacco dire vai tra. Mi fa ridere. Cosa volevo aggiungere? È interessante vedere il legame tra la confidenza e parlare bene una lingua. E tantissime persone mi dicono l'alcol aiuta un sacco, ma secondo me non è perché ti rende più intelligente, perché l'alcol non lo fa. Più che altro penso che sia perché con l'alcol tu perdi un po' questa paura di fare errori. Mi sono reso conto che non è possibile per me veramente padroneggiare l'italiano durante il mio tempo qua. Avrò bisogno di continuare con questa lingua per tantissimo tempo. L'inglese è ovunque, scappare l'inglese è diventato molto difficile e ha senso. Io faccio il mio lavoro in inglese, tutti mi scrivono in inglese, quindi è bellissimo, no? È bellissimo poter parlare la lingua internazionale, quindi non mi sto lamentando. Ma se vuoi veramente imparare un'altra lingua diventa un po' complesso, no? Un altro consiglio che volevo condividere. E per esempio quando
sento un'espressione che mi sembra importante, come per esempio per forza. Tutti dicono per forza. Quando ho scoperto questa espressione, l'ho scritto e poi ho cominciato ad usarla ogni volta che potevo, cioè nelle mie frasi, come per esempio devo per forza andare al supermercato. Diventa un gioco perché stai usando queste espressioni e comincia a fare parte del tuo vocabolario. Spero di poter ancora usare un po' di più l'italiano questo ultimo mese che rimane. Vediamo. Ok, siamo qua. Sono qua con Marcello, un amico mio in Buongiorno. Italia. Prima di tutto voglio prendere un attimo per esprimere quanto mi sembra sbalorditivo il mondo in cui viviamo. Semplicemente perché ho pubblicato qualcosa su Instagram dicendo che sono a Milano, tu mi hai scritto e eccoci, no? Sì. Che siamo qua grazie a quello che facciamo su internet. Io penso sempre ai nostri nonni, quando dovevano viaggiare, come facevano? Sì, esatto. Cioè, a parte Instagram, Google Maps, tutto quanto. Noi viviamo in un altro mondo facilissimo rispetto a noi. Esatto, esatto. E mi sembra incredibile perché tutto questo è successo. Immagino che hai scoperto il mio canale. Sì. Grazie al mio video in italiano, vero? Sì. Pubblicare qualcosa di me, provando, non potevo parlare bene bene, ma provando a parlare questa lingua, mi hai scoperto, mi hai scritto e ci siamo adesso, in questo momento, facendo questo video. Allora, è strano, perché io ho sempre visto YouTube in America come qualcosa che non potevi, diciamo, toccare, no? Sì. Io ti vedevo come il ragazzo che ha fatto i video su YouTube, ho visto video delle docce fredde, certo. Ho visto vari altri video sulle abitudini, sul modo in cui organizzi la tua vita, sì. Mi sono piaciuti, ma non immaginavo che potessi venire a Milano, perché eri in Messico, no? E quando sei arrivato ho fatto, cavolo, per la prima volta uno YouTuber che viene a vivere a Milano, certo. Devo assolutamente incontrarlo, devo assolutamente chiedergli quello che fa, certo. Come lo fa. E sai cosa? È interessante che dici quello perché ho avuto esattamente lo stesso sentimento, no? di pensare in YouTube Italia, diciamo, e non sapere come essere in contatto con voi, perché come fai quando neanche puoi capire quello che certo. Stanno dicendo in un altro paese che non conosci bene, non sono nato qua, non sono cresciuto qua, ma semplicemente il fatto di imparare questa lingua ha fatto il ponte in certo modo, no? Se non avessi parlato italiano magari ci saremmo comunque incontrati, ma sì, perché mi hai scritto in inglese comunque. Sì, però sarebbe stato più difficile, e soprattutto sì. Per te sarebbe stato più difficile conoscere tutte le altre persone che magari non fanno molta fatica con l'inglese in Italia. Sì, e poi è diverso. Sì. Se parli in italiano gli italiani riconoscono l'importanza che tu hai dato alla lingua e sono sì. Quasi fieri, sono contenti che tu abbia imparato l'italiano, ti sì. Danno molta confidenza. Sì. Io immagino che se tu chiedi indicazioni in giro per strada a un italiano, parlando in italiano, lui sarà molto più propenso a risponderti in maniera contenta. Certo. Io quando vedo i tuoi video in inglese sì. E quando ti sento parlare in italiano, mi sembra di sentir parlare due persone differenti. Come se l'italiano... La mia personalità. Esatto. Come è diversa adesso, anche adesso. Esatto, come se l'italiano un po' cambiasse la tua personalità un pochino. Io ho questa sensazione, quando guardo i tuoi video in inglese, o quando ti sento parlare inglese... Più serio, no? Sei più serio ovviamente perché hai padronanza della lingua, sì. Ma questo c'entra poco. Mi sembri più americano, quando parli in italiano mi sembri più italiano. Il fatto di parlare italiano e vivere qua, per me è stata un'opportunità di ricominciare da zero, mm-hmm. Perché nessuno mi conosce veramente, nessuno mi conosceva quando sono arrivato qua, e poi c'è una certa libertà di fare ciò che vuoi fare. Stavamo registrando un video per te, mm-hmm. E mi hai detto che non importa il mm-hmm. Fatto che stai parlando l'italiano. È già tantissimo. Essendo un americano, non ti dispiace tanto quando commetto errori? Esatto, non importa. Cioè, un italiano, sentire un americano che parla in italiano, nella sua lingua, anche se non lo parla alla perfezione, è già una gioia, è già bellissimo. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Il mio tempo qua in Italia sta per finire, ma ci sono ancora alcune cose del mio ultimo mese qua che volevo mostrare. Sfortunatamente
non ho potuto mettere tutto in soltanto un video, questo è già diventato un po' lungo, quindi non sarà veramente una seconda parte, ma pubblicherò qualcosa fra poco. Penso di farlo in inglese. Ad ogni modo, è stato veramente un piacere, grazie mille per aver guardato un po' il mio percorso. E iscrivetevi se volete, e a presto!